Ora, io sono certo di avere avuto in sorte durante la mia vita un privilegio che è toccato a ben pochi, che io sappia ad Abelardo, mutilazione finale a parte, al Molinari Enrico di New York e alla mezzala sudamericana a Cherubio, pare, da quello che ne dicono gli sportivi la sera al caffè, astiosi contro di lui per cecità e per invidia. Ed ecco perché io non sento il bisogno di intervenire nei dibattiti sull'erotismo in letteratura e dove si sa, scomodando i Sinnenbung e le Bocchè. Non ricorremmo mai, Anna ed io, alle macchine organiche. Non ci chiedemmo mai se al momento della ricreazione l'interno della presentificazione si presentificasse in una nuova presenza, che fosse a sua volta ripresentificabile non nella memoria, ma soltanto in un nuovo atto creativo. O se nell'atto sessuale ciascuna di noi si conoscesse come nascita del mondo in sé e ritrovamento dell'altro in sé e di sé nell'altro. Infatti oggi parlano così gli esperti. Altri numerosi tecnici del ramo vanno dicendo che la nostra civiltà d'oggi vive all'insegna del sesso. L'insegna sì, il segno, l'ideogramma, il paradigma, il facsimile. Dicono, guardate come oggi per vendere un'aranciata la si accoppia a un simbolo sessuale e così un'auto, un libro, un trattore persino. A un simbolo, certo, ma non all'atto sessuale. Un simbolo che funziona in vista di qualche altra cosa. Tu, dicono in sostanza, desidererai il coito per arrivare a me, ma il tuo desiderio, Dio ne liberi, sia per il coito in sé. Deriva da qui l'attivismo ateleologico della civiltà moderna. Da qui deriva, aggiungiamo pure, lo scadimento della professione meretricio. Come il tornio, dicevo, come la macchina dà per scrivere, non sono beni in sé, ma mezzi e strumenti per arrivare al denaro, così il prostituirsi non è mestiere, che si ama, si pratica perché è bello, ma da capo un mezzo e uno strumento per procurarsi denaro. Quindi il metallurgico odia il tornio, io odio la macchina, forse più dei baldassini del marchese di Ivrea, e la prostituta odia il coito. La riduzione di fine a mezzo, qui altrove aliena, integra, disintegra, spersonalizza e automatizza, e così viene fuori l'incomunicabilità. E così viene fuori l'uomo massa e la prostituta moderna, nelle sue varie sottospecie di cortigiana, mondana, amante, ganza, mignotta, zoccola, druda, ragazza squillo, passeggiatrice, giù giù fino alla battona, alla barbona, alla spolverona, alla merdaiola, infima categoria che annovera le pestatrici di cacche canine negli stradoni bui di periferia a notte. Mai puttana però, secondo vorrebbe la parola antica che indicava quando c'era il mestiere. Non a caso la donna innamorata, accaldata, l'infante si glorierà di questa antica parola corporativa e ti dirà, nel momento supremo, fastidioso, quando si allenano i nessi del vivere secondo paradigma, e allora i simboli svaniscono lasciando soltanto la realtà reale, ti dirà di sentirsi puttana. Ma per intanto il coito si è ridotto per la stragrande maggioranza degli utenti a pura rappresentazione mimica, a ripetizione pedissequa e meccanica di positure, gesti, atti, trabalzamenti in vista dell'evacuazione seminale, unico fine ormai riconoscibile, legalmente esigibile. Il resto non conta. Il resto è puro simbolo che serve a spingerti all'attivismo vacuo. Questo vuole la classe dirigente, questo vogliono sindaco, vescovo e padrone, questurino, sociologo e onorevole, vogliono non già una vita sessuale vissuta, ma il continuo stimolo del simbolo sessuale che induca a muoversi all'infinito. Un simbolo sempre ritrovato nelle apparenze e che la gente accetta senza discutere, altrimenti come si spiegherebbero le fortune delle diete dimagranti, del modello steccoluto e assessuato, il quale riassume ed eleva a modulo la donna attivista, arrivista, carrierista, stirata, tacchettante, petulante e negata quindi al coito vivace. E infatti essa già mira alla fecondazione artificiale e magari alla gravidanza in vitro, ove vaghezza la pungia di maternità e insieme mira a ridurre il maschio un pecchione inutile. Da tutto questo, mi pare, viene fuori la noia, l'incapacità, come dicono, di possedere gli oggetti, di entrare in rapporto con i bicchieri, i tram e le donne. Ma io so che la noia finirebbe nell'attimo in cui si ristabilisse la natura veridica del coito. Lo so! Finirebbe anche la civiltà moderna, perché il coito veridico non è spinta ad alcunché, si esaurisce in sé medesimo e, in ipotesi estrema, esaurisce chi lo compie. Provate questa sorta di predicazione, evitando tuttavia di chiamarla educazione sessuale, altrimenti addio ai miei limoni e buonanotte al secchio. E avrete ogni anno un certo numero di coppie estinte per consumazione da eccesso di coito. Lo so bene.
ma i casi mortali sarebbero pur sempre meno d'un decimo di quelli oggi provocati dai doppi sorpassi in terza corsia, o dallo smog, o dalle malattie cardiocircolatorie. E non sarebbe forse una bella morte? Gli amanti così periti avrebbero onori distinti e sulle loro tombe, erette nei parchi cittadini e nei campi di gioco dei bimbi, altri amanti andrebbero a giurarsi fedeltà eterna. E poi ogni anno, al volgere della primavera, ciascun villaggio sceglierebbe il suo bel prato e lì si intratterebbero da stelle a stelle 200-300 coppie di copulanti sullo sfondo del cielo terso durante lo strillare delle cicale, ma senza ventilazioni di ninfe bianco velate, con accompagnamento dei cori che vanno eterni dalla terra al cielo, e in un angolo gialla, ferma e inattiva, una macchina trebbiatrice della premiata ditta Cosimini di Grosseto. Lo so. Finirebbe la civiltà moderna, cesserebbe ogni incentivo alla produzione di beni di consumo, essendo dono gratuito di natura l'unico bene riconosciuto e durevole. Che sarebbe anche l'insorgere di bisogni artificiali. Nessuno vorrebbe più comprarsi l'auto, la pelliccia, le sigarette, i libri, i liquori, le droghe e nemmeno giocare a biliardo, vedere la partita di calcio, discutere sul Gattopardo. Unico grande bisogno sarebbe quello di accoppiarsi, di scoprire le 165 possibilità di incastro realizzabili fra l'uomo e la donna e di inventarne ancora. Unirsi in piedi, seduti, supini, bocconi, inginocchiati, accoccolati, a capo sotto, eseguire la penetrazione vaginale, rettale, orale, scritta, telegrafata, intramammillare, subascellare, praticare l'irrumazione, la fellazione, la podicazione, il cunilingo, il simplegma trium copulatorum. Unirsi sui letti, dentro gli armadi, alla finestra guardando chi passa, nei prati di periferia, nella pineta di Tirrenia, sopra un moscone, al largo della costa adriatica, abbandonati al ritmo delle onde e delle correnti, anche a rischio di toccare l'orgasmo già in acque territoriali jugoslave. Negli scompartimenti di seconda, sulla linea di Sarzana, al cinema, dietro le tende delle uscite di sicurezza, per le scale di casa, coi piedi su due gradini diversi, ove trattasi di donne zoppe, neanche esse escluse dai festeggiamenti, dentro le cabine degli ascensori, nei capanni della spiaggia di Rimini, in acque salse poco oltre la battigia e fra mezzo ai bagnanti, sul piedistallo delle statue di Pomona, nei palchetti della scala, recubando sulla pelliccia pagata dal bubù. Nei vomitatoria dell'arena di Verona, fra le rovine della cittadella di Pisa e finalmente sulla poltrona padronale del padrone Timberjack, lasciandovi a dispetto e a prova i segni di una eiaculazione ritardatissima. Poche persone, ripeto, hanno sinora inteso queste cose. Abelardo, ripeto, il molinario Enrico di New York, la mezzala Cherubiglio ed io. Non Lorenz, che stravide tutto tirando a indovinare, non Ovidio, che ci diede soltanto una galleria di positure da bordello, non il povero Fausto Coppi, troppo tafanato com'era dalla sfortuna e dal gran bisogno di Danè. No, davvero, questo programma massimo, eversore della moderna civiltà, esige purezza di cuore ed assoluta dedizione, rinuncia ai beni mondani e castità di sentire. Una specie di voto per un vivere solitario a due, massimo a tre, lungi dalle tentazioni terrene. Chi faccia tale scelta, già che gli mina alle basi il neocapitalismo e il socialismo insieme, si prepari a vedersi contro tutta quanta la società, fittacamere, portinaie, camerieri d'albergo, segretarie di redazione, colleghi di ufficio, vigili urbani, questurini, preti, sociologi, radicali, comunisti, lavatrici, banche, fornitori, enti nazionali, tutti li avrà contro. Sono cose queste che soltanto adesso io, con visibile sforzo, riesco a mettere sulla carta ed esprimere a parole, ma le scoprimmo vivendole, Anna ed io, in quelle due prime settimane o così di continuo intercorso sessuale, con l'eccezione del tempo dedicato all'alimentazione, al sonno ed eventualmente al lavoro. Ma subito, come ho detto, ce li trovammo tutti contro e primo il dottor Pernaspe, che infatti mi licenziò.